La fabbrica di plastica è un album di 11 canzoni che inizia e finisce e che ha un senso. E, con precisione, La fabbrica di plastica è la canzone che introduce l'album, che apre l'album, un po' come la presentazione di uno show, un po' come un sipario che si apre e inizia uno show e finisce poi con Il mio peggior nemico. Ho sempre voluto suonare dal vivo. L'anno scorso non mi davano la possibilità di suonare dal vivo perché non avevo i mezzi per poterlo fare, perché per suonare dal vivo purtroppo ti fanno anche ci vogliono dei soldi, e adesso i soldi sono arrivati e si può anche suonare dal vivo, questa è la verità. Il primo disco era un disco che aveva era fatto con meno mezzi, meno possibilità. Il secondo è fatto con più mezzi e più possibilità, quindi anche la possibilità di sperimentare quello che avevo in testa anche per il primo. Il fatto che la chitarra acustica è comunque lo strumento dominante anche nel secondo, non è questo, non c'è una grande differenza. Vivono anche i miei pensieri dentro le discorsi accartocciati. La TV, mi piace guardarla, non mi piace essere mercificato, non mi piace essere usato troppo. Ogni tanto bevo, è vero, ma non da ubriacone, voglio dire, come tutti quando escono ogni tanto si bevono una birra e non di più. No, io sono contentissimo di essere bello e mi alzo la mattina cercando il più possibile di fare in modo di essere sempre più bello. E mi piace essere bello, me ne vanto. E sono contento di essere bello. E non riesco a capire perché c'è questa cosa che Grignani si cerca di imbruttire, Grignani è contento di essere bello. Io sono contento di essere bello, io mi guardo se poi sono bello, bisogna anche vedere. Se mi guardo la mattina e dico, ammazza, io oggi stasera mi sa che becco. Io faccio parte di una società e si ricollega alla plastica, che è fatta di plastica. E mi va bene così, ci sono cresciuto e continuerò a crescerci. E sono contento che alla fine almeno di esserci. Però di questa plastica io la faccio di plexi, la faccio blu, la faccio mia. E alla fine neanch'io sarei capace io stesso di accettare una rivoluzione proprio per questo, però mi piacerebbe viverla. Oh, è un'utopia, è un po' come dire, se dovessi tornare indietro nel tempo, mi piacerebbe vivere al tempo del Medioevo. Più o meno è così, un'utopia.